Ma grazie, intanto grazie, intanto buongiorno a tutti e grazie di questo invito che ho colto con piacere, perché in effetti stamattina se ne è parlato molto. L'Europa da questo punto di vista è una cornice importantissima. Io devo dire che è un po' difficile per me oggi fare le conclusioni di questa mattinata di lavori, anche perché i contributi sono stati molto variegati, molto ricchi, e poi perché voglio vedere questa come una giornata, non tanto, appunto, non mi sembra, credo che sia più opportuno non tanto fare le conclusioni, ma come dire, impostare un nuovo metodo, impostare un nuovo inizio, mettiamola così, comunque un inizio di lavori da fare insieme, da fare come sistema paese, da fare con l'Europa, perché guardate, in Europa è vero, io mi sono occupata in questo anno che sono fra Bruxelles e Strasburgo di alcuni dossier, fra cui quello delle plastiche, adesso la normativa sull'economia circolare, però io penso che in Europa noi spesso e volentieri ci siamo posti il tema di come uscire dalla crisi, di come uscire dalla crisi economica. Tra l'altro il presidente Juncker ha fatto proprio ieri un intervento sullo Stato dell'Unione ed è partito proprio dicendo chiaramente che oggi c'è una crisi che è la crisi delle istituzioni europee, che è una crisi anche economica, una crisi sociale, cioè, ha usato molto la parola crisi. Nella parola crisi c'è la parola opportunità e mi riporta un po' al convegno di oggi, no? Il limite come opportunità. Quindi è chiaro che noi dalla crisi ne usciamo se riusciamo a considerare la crisi come un'opportunità di un nuovo inizio, e per fare questo, l'avete detto tutti e io non posso che ripeterlo, per fare questo c'è bisogno di scardinare i vecchi paradigmi, c'è bisogno di creare delle nuove condizioni di ripartenza, cioè quello è il punto vero. E non sempre loro, in Italia prima sentivo Ciafani parlare di schizofrenia in Italia, devo dire che anche in Europa un po' di schizofrenia l'abbiamo avuta, perché è vero quello che dice Bonomi, cioè noi stiamo rispondendo alla crisi economica con i criteri che ci hanno portato alla crisi economica, e quindi insomma forse una discussione un po' più approfondita di come uscire dalla crisi economica veramente dovremmo farla. Cito un esempio su tutti, stiamo parlando molto del piano Juncker che prevede 350 miliardi di investimenti in 3 anni, allora apro e chiudo parentesi, magari gli Stati Uniti ce ne ha messi 800 di miliardi in un solo anno di investimenti pubblici, noi 350 in 3 anni, tra l'altro con un moltiplicatore di risorse private. Però al di là del merito del piano Juncker c'è un tema di fondo, cioè oggi non è tanto importante mettere le risorse, e qui sicuramente è importante fare investimenti, ma capire dove queste risorse le vogliamo mettere, cioè capire quali sono i settori su quali vogliamo puntare. E da questo punto di vista schizofrenia un po' ne abbiamo. Adesso abbiamo un'opportunità davanti, che è capire quali progetti il piano Juncker andrà a finanziare, e io mi auguro che da questo punto di vista ci sia davvero discontinuità, che si vadano davvero a finanziare quei progetti che oggi vanno nella direzione dell'economia circolare, perché se no veramente non ne usciamo. E allora ha detto bene il ministro Galletti, cioè qual è la sfida che abbiamo davanti oggi? La sfida che abbiamo davanti oggi è quella di saper coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale. E dentro questa sfida ci giochiamo tutto, perché insomma qui si parla di limite, però vogliamo partire dal primo limite, che è il limite che ci piaccia o non ci piaccia, si voglia vedere o non si voglia vedere, ma è il limite delle risorse che ha questo pianeta. Perché se non partiamo dal limite delle risorse, qualsiasi ragionamento è zoppo. Allora, se partiamo dal limite delle risorse, è chiaro che dobbiamo andare verso un'economia circolare. Cioè, io francamente alternative non ne vedo. E questo non perché ci porta l'1% in più di PIL, su cui il professore Bonomi mi sgrida, non perché ci porta 2 milioni di posti di lavoro in più. Non è questo il tema vero. Il tema vero è un altro, che dietro l'economia circolare c'è appunto un nuovo paradigma, c'è il paradigma del futuro. E ripeto, non ci sono alternative. Guardate, io trovo che la discussione sull'economia circolare, non solo in Italia ma anche in Europa, l'abbiamo impostata dalla parte sbagliata. Cioè noi stiamo parlando di economia circolare come di una politica sui rifiuti. Non è quello. E non è nemmeno, permettetemi di dirlo con molta franchezza, so che qui insomma ci sono persone sensibilissime all'argomento, ma io, cioè non è nemmeno una politica ambientale in senso stretto, perché se noi continuiamo a relegare i nuovi modelli di sviluppo a politiche ambientali e basta, e non facciamo mai quello scatto di cui c'è bisogno. Cioè oggi l'economia circolare è a tutti gli effetti una politica economica barra industriale, che parte da un principio lapalissiano, se volete, che in un'economia come la nostra, che è scarsa di materie prime,
La prima cosa da fare è usarla in maniera più efficiente, è partire da lì attraverso una politica dei rifiuti, ma utilizzarla in maniera più efficiente. E allora, insomma, capite che la discussione, a mio parere, deve prendere un'altra piega, che non è solo quella del rispetto dell'ambiente, che ci sta, ma io quella la darei per scontata. Ormai siamo tutti, cioè ce lo diciamo da anni che l'ambiente va rispettato, poi non lo facciamo in maniera sempre coerente, però ce lo stiamo dicendo tutti, ormai su questo non c'è bisogno di convincere più nessuno. C'è bisogno però di convincere che si può fare economia con un sistema di economia circolare, che si può portare valore aggiunto all'economia con un sistema di economia circolare, con un sistema che parte da un efficiente uso delle risorse. E qui la Commissione europea, devo dire, proprio perché devo dire che la schizofrenia c'è stata tutta, e questo dà la dimostrazione chiara di come è difficile cambiare i paradigmi culturali / di consumo / di sviluppo, perché è stata presentata una bellissima proposta a luglio, una bellissima proposta legislativa che partiva proprio dal rivedere la normativa sui rifiuti, e quindi inserendo appunto percentuali più alte di raccolta, di recupero, insomma tutte le cose belle che sappiamo già. Ecco, quella bellissima proposta legislativa è arrivata alla nuova commissione e l'ha ritirata. Questo per dire che appunto parliamo di come uscire dalla crisi, parliamo di sviluppo, abbiamo in mano le chiavi per lo sviluppo, e poi che facciamo? Ritiriamo la proposta. E lì si è scatenato il putiferio, e devo dire che si è scatenato il putiferio in maniera trasversale, nel senso che non c'è stato un partito, e voi sapete quanto è difficile metterci insieme tutti, non c'è stato un partito che abbia detto Commissione hai fatto bene, anzi abbiamo fatto tutta una serie di documenti tesi proprio a dire oh Commissione ripensaci, perché quella roba lì serve alle imprese, serve all'ambiente, serve all'Europa se vogliamo che l'Europa non sia solo spread, e noi non vogliamo che l'Europa sia solo spread. Ecco, la proposta verrà ripresentata, così ci dicono, e peraltro ci hanno spiegato che l'hanno ritirata perché l'avrebbero voluta presentare più ambiziosa. E su questo devo dire che io inizialmente, peraltro essendo anche relatrice, quindi avevo anche diciamo tutto l'interesse affinché la proposta rimanesse sul tavolo, devo dire che da un certo punto di vista ho considerato anche il ragionamento della Commissione in parte giusto, perché in effetti la proposta era tutta sbilanciata sul piano del rifiuti nella fase finale, ma c'era tutta una parte che non era stata considerata nella proposta legislativa, e che era la parte di come produciamo nell'economia in generale, e quindi di come attraverso la produzione possiamo impattare meno sugli sviluppi, sui rifiuti. E per cui insomma l'obiettivo è quello di corredare la vecchia proposta anche con questa nuova parte che riguarda proprio il packaging, e che riguarda anche come produciamo poi il materiale che noi utilizziamo. E quindi verrà ripresentata con questa, ancora abbiamo da capire se sarà una proposta legislativa o se sarà una cosa, semplicemente una comunicazione, però senza entrare nel merito di come si sviluppa la normativa europea. Indubbiamente questa è una verità, quindi è giusto che anche la parte di come produciamo venga presa in considerazione. Io ho più la sensazione che la proposta sia stata ritirata perché obiettivamente la situazione degli Stati europei è molto diversificata, e lì si imponevano percentuali, o per esempio si imponeva anche di per esempio ridurre il conferimento di rifiuti in discarica da qui ai prossimi anni, i prossimi 20-30 anni, e noi sappiamo perfettamente che in Europa ci sono delle situazioni, ci sono gli stati dell'est, tanto per fare nomi e cognomi, in cui i rifiuti vengono conferiti quasi totalmente ancora in discarica, cioè abbiamo percentuali di conferimento intorno all'80-90% dei rifiuti in discarica nei paesi dell'est. Quindi imporre normative così diciamo ambiziose, quelle sì, avrebbe creato delle difficoltà in alcuni stati. Per cui secondo me c'è stata anche la volontà un po' di andare incontro alle necessarie difficoltà che alcuni stati troveranno. Però ripeto, quello che voglio sottolineare qui è che sicuramente anche in Europa non sempre siamo conseguenti rispetto a quello che ci diciamo. E quindi se abbiamo capito che per uscire dalla crisi dobbiamo cambiare i modelli, dobbiamo cambiare i paradigmi, ecco, io spero che su questa proposta dell'economia circolare
si vada spediti, e si vada soprattutto spediti nella logica che dicevo, cioè di non considerarla solo e semplicemente una proposta legislativa che va incontro alle esigenze dell'ambiente, ma una proposta legislativa che crea un nuovo paradigma, che crea un nuovo modello di sviluppo e che crea nuova economia. Perché oggi appunto aumentare le percentuali di recupero, riciclo, cioè significa anche mettere in moto nuovi sistemi di business. Io qui l'ho visto molto bene, insomma l'avete raccontato che cosa si può fare oggi, la cialda della Lavazza ne è un esempio, cioè in Europa parliamo di economia circolare, qui la praticate l'economia circolare, quindi l'economia circolare di fatto è già quasi una realtà che va sostenuta con regole certe, e qui il compito delle istituzioni. Ecco perché anche il ritiro di questa proposta è stato visto dal mondo imprenditoriale un po' come segno di schizofrenia, perché tutto il mondo imprenditoriale sapeva che c'era all'ordine del giorno una modifica delle regole, e poi la modifica delle regole non è arrivata. E insomma, chi fa impresa vuole regole certe, possibilmente in tempi certi, e possibilmente sapere a che cosa va incontro. Quindi da questo punto di vista è stato fatto un doppio errore. Però quello che dobbiamo fare noi in questo momento è appunto mettere a disposizione delle regole certe e mettere a disposizione anche risorse che vadano però in quella direzione. E il piano Juncker da questo punto di vista è veramente una grande opportunità, perché se decidere di andare a finanziare una cosa piuttosto che un'altra, un progetto piuttosto che un altro, beh, ha la sua valenza dal punto di vista dello sviluppo in termini di in termini di sostenibilità ambientale. E comunque l'economia circolare è anche un modo per ridare competitività al sistema, a partire appunto da un uso efficiente delle risorse, che sono quelle che oggi maggiormente impattano sulla competitività delle imprese europee. E quindi significa anche quello, cioè creare le basi per un nuovo sviluppo e per una nuova competitività dell'Europa, anche perché l'Europa è la prima economia mondiale, cioè anche questo mettiamocelo in testa, e oggi importa più del 50% di materie prime. Quindi è chiaro che se partiamo da lì, se partiamo da un uso più efficiente delle materie prime, abbiamo delle praterie davanti, abbiamo veramente delle praterie davanti. E quindi da questo punto di vista, crisi uguale opportunità, e l'Europa può essere veramente un'opportunità, a patto, come dicevo prima, che ragioni in termini di certezza di regole e di risorse che devono andare a sostenere i settori giusti. Però guardate, io penso anche un'altra cosa. Penso che noi in Italia abbiamo tutte le competenze e anche le tecnologie per cogliere in pieno la sfida dell'economia circolare e le opportunità che l'Europa può offrire. Abbiamo visto l'esempio dei sacchetti di plastica, per esempio abbiamo visto che cosa si può fare col compost. Nella nuova normativa noi abbiamo chiesto, con quel documento che citava prima il collega, abbiamo chiesto alla Commissione per esempio l'obbligo di raccolta del compost, che oggi non c'è. Oggi non c'è obbligo di raccolta nel compost in Europa, e noi abbiamo chiesto invece che questo sia uno degli elementi centrali sui quali basare la nuova proposta legislativa. Per cui dicevo, anche noi come Italia abbiamo le tecnologie, abbiamo le competenze e possiamo sicuramente sfruttare queste opportunità che arrivano dall'Europa, e quindi c'è bisogno di fare un lavoro sinergico, cioè c'è bisogno di fare un lavoro di sistema, e non sono sempre le solite parole, i soliti refrain. Cioè, abbiamo capito tutti che da questa crisi non ne usciamo da soli, cioè non ne escono le istituzioni da sole, non ne esce l'impresa da sola, non ne usciamo nemmeno come cittadini e consumatori da soli, perché questo paradigma dell'economia circolare ci chiama in causa anche come cittadini, anche come consumatori, perché è da lì che noi impostiamo un nuovo modello di sviluppo, sia chiaro, da cosa decidiamo di comprare, da cosa decidiamo di consumare. E allora io faccio sempre l'esempio, forse sbagliato, però io ho rotto, uso il cellulare in maniera molto scomposta, e ho rotto il vetro del cellulare. Ho rotto il vetro del cellulare, peraltro un cellulare anche abbastanza diffuso, insomma un cellulare, un iPhone. Sono andata al negozio dell'iPhone per chiedergli di cambiarmi il vetro, e mi hanno detto no, il vetro non si può cambiare, bisogna cambiare tutto il telefono. Allora, è vero che è l'esempio sbagliato, perché cioè il cellulare esce il nuovo, non finisce nemmeno il ciclo di vita, esce il nuovo modello dopo 3 mesi e tutti vogliamo un nuovo modello. Quindi è sicuramente, ecco perché parlavo di una nuova impostazione anche come consumatori. Però ecco, quello che voglio dire è che se invece di darmi il nuovo cellulare mi cambiano il vetro del cellulare, cioè appunto si mettono in atto nuovi modelli di business, nuova economia dei servizi, cioè c'è tutto un mondo dietro che può essere sviluppato a partire dalle singole parti di un singolo oggetto. E per questo c'è un altro tema che so che è molto caro a Katia, che è tutto il tema dell'innovazione,
Cioè, senza innovazione non andiamo da nessuna parte. E anche da questo punto di vista in Europa ci sono molte risorse che sono state indirizzate sull'innovazione, innovazione di prodotti, innovazione di processi. E quindi vedete come è tutto assolutamente legato, ma è tutto assolutamente legato se sappiamo dove vogliamo arrivare. E se sappiamo dove vogliamo arrivare, ci dobbiamo arrivare insieme, e torno a sottolineare questa parola, perché io oggi mi trovo in Europa, però è vero, spesso e volentieri l'Italia non ci viene dietro, spesso e volentieri i territori non credono fino in fondo in questa nuova scommessa di un'economia che può partire anche dal basso, di un modello di sviluppo diverso che può partire anche dal basso, anzi che deve partire dal basso. Quindi c'è bisogno di fare un lavoro a 360 gradi, un lavoro fra tutti gli attori istituzionali, imprenditoriali, le associazioni, cioè c'è bisogno veramente di un coinvolgimento profondo, cioè c'è bisogno di una grande convinzione. E guardate, io penso che è da lì che dobbiamo partire, cioè dobbiamo partire dalla consapevolezza che da questa crisi ne usciamo se mettiamo in discussione il nostro modello di sviluppo attuale. E quindi sembrano frasi fatte, ma è così, cioè passare dall'economia lineare, che ha caratterizzato appunto il vecchio modello di sviluppo, a un'economia diversa. E questa economia non può essere che quella circolare. E non può essere che quella circolare, torno a dirlo, per una questione insita nel limite, no? E che è quella del limite delle risorse. Per cui io penso che siamo sulla strada giusta, la direzione che abbiamo intrapreso è quella giusta. Pur con tutte le, diciamo, pur con tutti i limiti e con tutte le resistenze che ci possono essere, però la strada che abbiamo intrapreso perlomeno in Europa è quella giusta. Dobbiamo continuare ad andare avanti, noi il nostro lavoro lo faremo in maniera molto determinata, anche perché devo dire che ci crediamo, perlomeno nella mia commissione ho trovato ma anche come parlamentare ho trovato una grandissima condivisione. Per cui ecco l'invito che voglio rivolgere qui oggi, ma mi pare che le parole del ministro Galletti vadano esattamente in quella direzione, cioè l'invito è quello di appunto lavorare tutti insieme, perché se lavoriamo tutti insieme io sono convinta che riusciamo veramente a dare una prospettiva di futuro, e non dico all'Italia, dico all'Europa, una prospettiva di futuro. Cioè diversamente saremo veramente condannati ad essere il fanalino di coda di questo nuovo ordine mondiale, ed è un peccato perché, ripeto, abbiamo tutte le competenze, abbiamo tutte le capacità, tutte le tecnologie. Basta solo, secondo me, avere un po' più di fiducia e appunto rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare. E penso che il lavoro più grande però dobbiamo farlo noi istituzioni, perché oggi stando qua con voi mi sono resa conto che c'è già una parte del mondo imprenditoriale che questa lingua la parla. E allora ecco, dobbiamo, come dire, assonare, mettere insieme i toni e appunto creare un unico tono che possa essere il tono dello sviluppo, che va nella direzione però dello sviluppo sostenibile. Grazie. Grazie all'onorevole Simona Bonafè.